Buongiorno a tutti da Barbara e benvenuti nel mio canale Chetogenico. Oggi vi chiedo scusa per il rumore che state sentendo, però è la ricetta di oggi che si sta già cucinando perché ha bisogno di almeno 2 ore sul fuoco. Infatti preparerò il ragù e vi dirò anche tutti i trucchetti per farlo chetogenico. È qualcosa che dobbiamo sempre avere, tra l'altro si può anche congelare, quindi potete prepararne di più e averlo nel congelatore pronto per quando vi serve. Lo potete utilizzare sia con gli spaghetti shirataki che con gli zoodle, sarà comunque buonissimo. Andiamo allora insieme a preparare questo ragù molto speciale, spero che vi piaccia. Questo è un piatto classico e lo sono anche gli ingredienti, come potete vedere sono quelli tradizionali. Io ho usato 1/2 chilo di carne macinata, poi della pancetta, la quantità è a piacere, io ho scelto quella affumicata e come vedete noi la amiamo, quindi un bel po' di pancetta. Per il condimento un po' di pepe nero, del sale, 3 chiodi di garofano, una cipolla gialla, ma anche del sedano che non deve mancare e attenzione della salsa di pomodoro. Leggete sempre benissimo la tabella nutrizionale perché a seconda delle marche c'è un'enorme differenza nel contenuto di carboidrati. La mia ha un 3,4%. Poi un po' di vino, alcuni scelgono quello bianco, altri quello rosso, e dell'olio extravergine d'oliva, che è l'ingrediente più chetogenico di tutti. Per far amalgamare perfettamente la pancetta insieme alla carne trita, dovrete per forza tagliarla in maniera più sottile di quella che vedete qua. Io l'ho comprata già a cubetti, lo ammetto, sarebbe ancora meglio comprare il pezzo intero di pancetta, però qua l'ho trovata solamente così. E vi consiglio appunto con un coltello di tagliarla più piccola possibile, in questo modo darà molto sapore alla carne macinata e non noterete la differenza di dimensione, si cuocerà anche molto bene diventando bella croccante e super saporita. Come vi ho anticipato, questa pancetta dovrà diventare croccante, quindi la cuoceremo nella pentola grande che conterrà poi tutto il ragù con un filo d'olio. Beh, anche più di un filo, perché sapete bene che con l'olio noi possiamo abbondare. Mettiamo però sempre il fuoco, io ho il fornello elettrico, a una potenza media perché l'olio d'oliva non deve mai bruciare. Quindi iniziamo con questo primo passo e mettiamo a cuocere la nostra pancetta triturata. Ora abbiamo tutto il tempo per iniziare la fase 2, che è quella della preparazione di un brodo vegetale semplicissimo. Io lo faccio con 2 sole verdure, ma voi potrete anche aggiungere zucchine, erbe aromatiche, quello che più vi piace. Come vedete, ho preso un pentolone più alto, l'ho riempito per metà di acqua, che diventerà poi il nostro brodo, e ci ho messo del sedano tagliato grossolanamente. Vi consiglio di fare dei grossi pezzi, proprio perché queste verdure non dovranno andare poi a finire nel nostro ragù, noi aggiungeremo solamente il brodo. Un'altra parte del sedano invece la taglio finemente, perché questo sì sarà il soffritto per il nostro ragù. Lo stesso farò con la cipolla, ne taglio metà e quella metà, senza tagliarla in ulteriori pezzettini, andrà a finire nel brodo vegetale. Ma ecco il primo trucchetto: se infilzerete 3 chiodi di garofano nella cipolla, il vostro brodo vegetale
e di conseguenza anche il vostro ragù saranno molto più buoni, perché questi chiodi messi così aiuteranno la cipolla a rilasciare il suo gusto e anche si sentiranno di più i chiodi di garofano, quindi è perfetto. Inoltre non rischierete di metterli nel ragù perché sono veramente molto duri e pericolosissimi se finiscono in bocca, quindi c'è anche un motivo di sicurezza. L'altra metà della cipolla bianca invece va tagliata finemente perché diventerà anch'essa, insieme al sedano e alla pancetta affumicata, parte del soffritto del nostro ragù, anzi tutto il soffritto del nostro ragù, perché non aggiungeremo la carota, che è nella tradizione classica di tutti i soffritti italiani, però vi ricordo che non è chetogenica, ma vi assicuro che la pancetta non ci farà sentire la mancanza di questo ingrediente. Ora che il soffritto è pronto, la nostra pancetta bella croccante e tutti i sapori si sono amalgamati, voi non potete sentirlo ma c'è un profumo incredibile, è il momento di aggiungere la carne macinata per insaporire anche questo importantissimo ingrediente. Ricordatevi che tutta la carne ha 0% di carboidrati, quindi è sicuramente un elemento chetogenico. State però attenti a non esagerare con le proteine. Comunque la carne è importantissima. Spesso mi viene chiesto se si può consumare carne di maiale oppure il pollo, qualsiasi tipo di carne è concessa in dieta chetogenica. Io ho fatto anche un po' di tempo fa un video sulle cervella che o amate o odiate, so benissimo perché mio marito non le sopporta, non riesce neanche a guardarle, però anche le frattaglie sono chetogeniche. You know my friends think that I'm crazy. Ovviamente tutti i tipi di pesce hanno zero carboidrati e anch'essi sono chetogenici, quindi potete sbizzarrirvi con queste ricette. L'importante è aggiungerci tantissimi grassi per evitare di esagerare con le proteine. Infatti il grasso ci aiuta sia a mantenere la nostra chetosi avendo così tanta energia che a mangiare meno proteine, perché come ben sapete tutti i piatti molto grassi sono anche molto sazianti. Questo è un trucco che viene spesso non considerato perché le persone spesso insistono sul fatto che bisogna evitare zuccheri e carboidrati, che è verissimo, ma tralasciano la seconda parte, cioè quella di aumentare i grassi, e devo dire che questo è veramente il segreto di una chetogenica ben fatta, perché limiterà la vostra fame, vi renderà felici e pieni di forza. Come avete ben visto, il ragù si sta cuocendo e si è anche un po' attaccato al fondo, è super saporito, quindi ho aggiunto un po' di vino. Io avevo del vino rosso, ma andrà bene anche il vino bianco, l'importante è che sia vino secco. Ora però è arrivato anche il momento dell'ingrediente più pericoloso, la salsa di pomodoro. La mia raccomandazione è quella di aggiungerne poca. Io ho scelto di metterne 200 grammi perché la mia ha un 3,4% di carboidrati, quindi andrò ad aggiungere al mio ragù circa 7 grammi di carboidrati, che è veramente poco. Il ragù non sarà rosso e molto pieno di sugo e pomodoro come quello tradizionale, ma andrà benissimo perché noi lo consumeremo con gli spaghetti di zucchine, che sono già molto bagnati e umidi, quindi hanno bisogno di un sugo un po' asciutto, oppure con gli shirataki, che hanno, come ben sapete, la stessa caratteristica di essere spesso bagnati e hanno bisogno anch'essi di un sugo denso. Ed ora armiamoci di santa pazienza, perché da questo momento iniziano le 2 ore di cottura. Come avete visto, ho coperto il sugo con un coperchio, lasciando però una fessura per far uscire un pochino di vapore, un centimetro circa.
ragù va controllato e ogni tanto va aggiunto un mestolo di brodo, ma ora è il momento anche del pepe e del sale, non dimenticatevelo mai, e assaggiate, così sceglierete il sapore che preferite. Intanto, come ben vedete, il nostro ragù a velocità accelerata, vi voglio dire, il video è accelerato perché non posso lasciarvi 2 ore a guardare il ragù che si cuoce. Ma eccolo finito, è una meraviglia, veramente buonissimo. E come vi ho detto in precedenza, può essere anche congelato. Vi consiglio di utilizzare questi contenitori in vetro perché sono molto pratici e vi consiglio anche di metterci sopra dell'olio d'oliva fresco, non cotto. Questo è un trucchetto che funziona per tutte le ricette. Un po' di olio d'oliva sopra rende tutto più cheto. Ricetta lunghissima e passeggiata cortissima, ma non perdetevela perché è un posto veramente speciale. Spero che la ricetta di oggi vi sia piaciuta e che vi iscriviate tutti al mio canale. Così ci vedremo qua ogni venerdì alle 2 di pomeriggio con un video chetogenico in italiano, ma anche il lunedì con lo stesso video in inglese e il mercoledì in spagnolo. Grazie a tutti per i like, per i commenti carissimi che mi lasciate qua sotto e chiaramente anche per iscrivervi al canale. Ci vedremo qua la settimana prossima. Grazie a tutti! With you.